Il nome Waikiki riecheggia un immaginario paradisiaco fatto di sabbia d'oro e acque cristalline, ma la spiaggia di Honolulu, nella Hawaii, una delle più famose al mondo, è diventata in questi giorni una specie di latrina. A causa delle forti piogge si sono riversati in mare oltre 2 milioni di metri cubi di liquami fuoriusciti dalle fogne. Farsi un bagno è pericoloso. È meglio non correre rischi, finora non sappiamo cosa ci sia in mare, si può prendere un'infezione ed ammalarsi gravemente. Le autorità hanno messo in guardia turisti e residenti invitandoli a non bagnarsi, una disposizione che non viene seguita da tutti. Chi parla o capisce l'inglese è conscio del pericolo. Non è il caso invece dei turisti che non sanno la lingua. Non hanno capito cosa sta succedendo e portano anche i bambini in acqua. Le forti piogge che hanno invaso Waikiki sono state provocate dall'influenza del ciclone tropicale che ha attraversato la regione. Le Hawaii non sono state colpite direttamente, ma hanno comunque ricevuto un regalo avvelenato.